Oddio, non è possibile. Ma tanto tifare Juve è semplice. Ci credo, ma mi dovrò anche adeguare a quello che cazzo è la Juve. Non è possibile una sofferenza del genere finale. Una partita che potevi gestire, che dovevi gestire. Io non capisco cosa stia facendo Dybala, che non l'ho visto. Tocca a mezzo pallone. Bernardeschi certo gli sta dando una mano, però... non lo so, mancano, non lo so, punizione finale, De Ligt commette un'ingenuità che potevano anche dare rigore. Guarda, quando sono così le partite io mi fa il sangue al cervello, mi fa il sangue al cervello, perché questa è la partita che tu dovevi chiudere categoricamente, invece sempre arrivare lì davanti a buttare le azioni. Guarda, cross goal, traversa, io. Ora segnano. No, non ci credo. No, mi pia male, io non lo volevo fare sto video, non lo giuro che non lo volevo fare. Ma, finita. Buffon, mamma mia, io non ho parole, non ho parole, cioè, la potevi gestire alla grande, invece ora arrivi con un finale incandescente dove De Ligt interviene su una palla innocua, cadendo, la prende involontariamente, ma quella è la cazzo di regole, quindi ci saranno quelle solite polemiche che potevamo tranquillamente evitare. Quindi per questo è una vittoria che arriva, di certo, come quella sofferenza che ci fu col Verona, come quella sofferenza che ci fu con chi non ricordo, perché comunque a parte due partite non è che abbiamo sempre vinto con tanti gol di scarto, ultimamente un pochino di più, però una partita del genere tu la cestisci, poi prendi un gol da Danilo che dici è nostro, Danilo no, è loro, che tra l'altro poi la coincidenza che oggi abbiamo giocato la terza presenza di Rabiot, di cui due su DAZN, cioè della serie... Cioè, quando c'è Rabiot bisogna aderire a DAZN, perché se no non riesce a comprendere la sua velocità del calcio. E niente, è iniziato così il video perché io immaginavo dessero un calcio di rigore al Bologna per sbroccare e proprio per dare più motivazione vedendo il calcio di rigore in là. Invece è successo qualcosa di allucinante. Però ovviamente susseguiranno delle polemiche. Una Juve che aveva tranquillamente, e perché si vede, perché adesso non è che il finale mi deve far cambiare completamente l'opinione, aveva sicuramente gestito benissimo la gara, perché comunque il palleggio, quello che c'è, un Pjanic che è ancora decisivo, che segna l'ennesimo gol, che ormai sta diventando più le sue reti quasi di quelle di Ronaldo, quindi insomma oggi Ronaldo ci mette lo zampino. Cioè, una partita in controllo dove si potevano fare elogi a tutti, ad Alessandro che rientrava in difesa, faceva diagonali difensive, a un De Ligt sempre più presente e dirompente negli interventi giusti, a un Bonucci pure, a tutti, tutti avevano il loro tipo di elogio. Quelli entrati dalla panchina, a parte, vabbè, Matuidi e Dybala, non hanno fatto praticamente niente, Bentancur qualche errorino, però per il resto comunque sempre i soliti giudizi positivi. Certo, Rabiot è quello che è, però anche Bernardeschi il suo ci prova a farlo, perché evidentemente rispetto agli altri si sa che è limitato, ragazzi, si sa, ci prova, corre, perché alla fine quello fa, e manca Douglas Costa, non lo vedremo più, perché per molti è la sciagura offensiva della Juve, non lo rivedremo più, e ci sarà Douglas Costa, ci risarà Dybala, ci risarà tanta altra gente, ci sarà di nuovo Ramsey, che vedremo che problema ha in questo momento. Portiamo a casa una vittoria in questo momento. Io dovevo venire qui a fare un video tranquillo, invece mi spezzo in gola un urlo, perché dai, non è possibile, cioè, questa è la live reaction mancata dopo Inter-Juve, dove Buffon fa un gesto per dire le madonne mi stanno piovendo. Io, non so, volevo fare la scena simpatica di dire c'ho la maglia della Juve, sì, ma mi metto la felpina perché comunque lassù sono a meno 4, ma adesso me la metto perché ho avuto una strizza di paura che mi devo rinchiudere qui dentro. Cioè, la portiamo a casa, certo, la portiamo a casa, ma... niente, non c'è modo di poterle respirare con tranquillità, cioè certe partite, dove noi possiamo tranquillamente farlo. Le abbiamo avute le occasioni per arrotondare questo risultato. Higuain ha fatto una bellissima partita, giochi di sponde, sempre bravo a cambiare gioco, a invertire, a scambiare. Ovviamente, però, un giocatore che fa cose del genere, poi quando deve infilare il portiere, arriverà sempre leggermente più scarico, e questo si sa. È un attaccante che corre tantissimo, che si propone, che passa credo la palla più di qualsiasi ogni altro attaccante in Serie A. Di là ci stava un Palacio clamoroso, un Orsolini che ci grazia a 6 dalla fine, più o meno prima del recupero, perché ci avatta un pallone ed era completamente solo. Quindi niente, qui sì, c'è la Leotta, complimenti a te, ma non me ne frega niente, evidentemente, quando tu devi strozzarti anche il sabato sera e te lo devi rovinare, dici sono già pronto per uscire. No, perché mi devo fare un'altra cinquantina di docce, perché evidentemente è così.
Niente, doveva succedere l'episodio che tanto esisteranno le rotture di cazzo. L'ho anche detto nel video, vediamo adesso nei commenti, siamo arrivati al minuto 5, quanti avranno già digitato quella cosa nei commenti, quell'aggettivo ladro, no? Che tanto è inevitabile perché cose del genere ti fanno incazzare quando le vedi, perché se davano rigore io non avrei detto nulla, perché tanto la regola è quella, la prendi involontariamente col braccio senza volerla e la regola era rigore. E quindi niente, l'abbiamo vinta, perché Buffon alla fine ci ha risalvato nonostante tutto, anche perché tanto il gol stava arrivando, perché quando succedono queste cose poi sul finale in qualche modo una giustizia c'è quasi sempre. Poi Buffon ci mette la mano a 42 anni, come Palacio ci ha messo il corpo a 38, comunque niente, per il resto comunque ti resta quell'incazzatura perché tu la porti a casa, sì, ma certo chi arriva da fuori facile, guarda il video, mi giudica, mi dice te sei un malato terminale che ti incazzi e sei primo alla vetta e hai pareggiato solo una partita e hai battuto l'Inter dominando, però anche questa partita qua, tu l'hai in controllo, palleggi, scambi, 100.000 tocchi, non lo so, Bentancur da subentrato avrà toccato il pallone 250 volte. Però, purtroppo, anche quando arriva fino in fondo e si fa tutta la fascia e tira una bordata Higuaín che arriva da lontano, quando mai c'avevi anche un Berna un attimino vicino a te, gliela scaricavi piano e te la tirava in porto. Oppure un Bernadeschi che sulla respinta di un tiro vuole andare col sinistro, perché col destro non può. Tutte delle piccole cose che alla fine non ci hanno permesso con quella calma di poter fare il 3-1, perché noi siamo in grado di farlo. Bologna, ragazzi, comunque, cioè, non è che in difesa ci sono questi grandi colossi. Tu hai le potenzialità. Se stai avanti di beccare un Bologna che vuole fare l'altro gol, che un po' si sbilancia, perché Bologna difende sì abbastanza bene, è una squadra che concede pochi tiri in porta, ma comunque tu ce l'avevi e dovevi avere la possibilità di chiudere questa partita, non di farmi arrivare a sti livelli da impazzire. Niente, ragazzi, vi saluto. Vi ero mancato. Ecco, siamo ritornati punto a capo con gli urli che ci ritorneranno. Ho visto che Joao Felix è infortunato per un mese. Tra l'altro, piccola parentesi, visto che ritornerà forse quasi a pelo con Juve Atletico, forse no, chi lo sa. C'è la Champions martedì con la Locomotiva di Mosca, o mercoledì quando è? Credo martedì. So che ci hanno fatto giocare a fa oggi. E niente, io vi saluto. Però, Madonna, meno 4. Sì, loro hanno freddo, però io impazzisco. Bella.